Oggi parleremo di una superclasse di artropodi, i miriapodi, chiamati comunemente centopiedi e millepiedi. Sono diffusissimi in gran parte del globo, specialmente nelle regioni tropicali. Sono caratterizzati da un corpo allungato e segmentato, dove ogni segmento possiede almeno un paio di zampe. Quelli con più zampe sono gli giulidi, non so se la pronuncia è giusta, ma va bene lo stesso, che possiedono dalle 76 alle 107 paia. Fantastico! I miriapodi esistono, almeno per quanto ne sappiamo, dall'era carbonifera, l'era degli insetti giganti, dove camminavano miriapodi lunghi 2 metri, i famosi artropleura. La vedete proprio qui nella foto, eccola. Questo è un diplopode. Questa classe di miriapodi, per ridurre la disidratazione, hanno sviluppato antenne più corte dei centopiedi. In genere i miriapodi amano il clima caldo umido e camminano nel sottosuolo della foresta nutrendosi di vegetali e sostanze in via di decomposizione. Per questo sono importanti anche per l'ecosistema della foresta. I miriapodi delle regioni tropicali sono molto più grandi rispetto a quelli delle regioni temperate. E ad esempio le scolopendre delle regioni tropicali possono cacciare topi e uccelli talmente sono grandi. Amano, appunto, come ho già detto, un clima caldo umido e quindi si rifugiano preferenzialmente nelle zone in cui si crea un microclima caldo umido, ad esempio sotto le cortecce, nei tronchi marci, oppure sotto la lettiera di foglie, oppure dove il terreno rimane più umido e ombreggiato. È per questo che si trovano molto spesso nelle regioni appunto pluviali, ad esempio le foreste pluviali o i boschi in genere, ecco. La differenza tra centopiedi e millepiedi è questa. Ovviamente non hanno mille piedi e cento piedi, ma differiscono soltanto da quante zampe possiedono in ogni segmento.